tanto caldo, tanta energia sospesa nei bassi strati dell'atmosfera. Energia sospesa che può essere, si può scaricare anche in modo intenso, una polveriera, basta un impulso di aria fredda, la miccia che fa aria più fresca, diciamo, che fa esplodere un po' questo intenso calore, questa intensa energia. E quindi abbiamo i fenomeni che si sono verificati. Questa è diciamo, la spiegazione di quello che succede. Ora si è scaricato un po' di questa umidità, di questa energia, di questo calore, l'atmosfera, però pian pianino si ricarica, cambia poco, abbiamo ancora un'alta pressione, soprattutto di origine africana, che ci porta ancora ondate di calore molto, molto forti, quindi con i giorni ancora molto caldo, ancora molta energia, ancora molta situazione di possibili temporali. Comunque per fine settimana tempo stabile, cielo in prevalenza sereno, tempo soleggiato e anche per gran parte della prossima settimana. Le temperature sono un po' abbassate, ma siamo oltre i 32, 31, 32 gradi. Velocemente poi da lunedì 34, 35, 36, anche 37 gradi già intorno a mercoledì. Venti deboli, direzione variabile, le minime intorno ai 22-23 gradi. L'Alto Adriatico è praticamente quasi calmo, è tutto.